Ebbene, noi comunque sei umbro, quindi tenere a mente che Assisi è veramente la capitale dell'Umbria. Sì, in un certo senso io direi Assisi mondialmente è la capitale della pace, nel senso che essere riusciti, grazie al santo Giovanni Paolo II, ad avere questo meeting delle religioni negli anni Ottanta, è stato l'esempio assoluto e fulgido di come una piccola città, umile per natura e per così posizionamento geografico, possa diventare la capitale della pace, e questi 49 gruppi religiosi di tutto il mondo l'hanno poi trasformata in questo. Quindi io credo che l'Umbria abbia delle eccellenze magnifiche anche a livello proprio logistico. Bisognerebbe tutelarle oltre che cercare di promuoverle, perché non basta il ristorante la festa sulla birra, con tutti gli annessi e positivi che questo hanno nel riscontro commerciale. Servono movimenti di valori, e sicuramente Assisi è un punto dove possono partire tanti movimenti di valore. Certo. Daniele Procacci, queste sono tutte cose che mi hai mandato. Assolutamente, mi hai chiesto un dettaglio preciso. Sei stato perfetto. Daniele Procacci vanta inoltre alcuni grandi clienti, tra virgolette, per la sua wine art. Tra i più famosi ricordiamo Clint Eastwood, Al Pacino, Nicolas Cage, Penelope Cruz, Uma Thurman e Jack Nicholson. Francis Ford Coppola e Sir Anthony Hopkins. Quanto vince, a tuo avviso, l'umiltà di una persona famosa? Beh, in questi casi vince tantissimo, perché l'Italia dei VIP non sfonderà mai la porta dell'America dei VIP. L'America dei VIP non ha VIPismo, cioè sono VIP che non hanno bisogno di fare i VIP. Lo sono, è diventata una loro prerogativa in quanto producono e si adoperano per la cultura a livello mondiale, soprattutto nel campo dell'intrattenimento. Quello che vince di noi è la nostra umiltà quando ci presentiamo ai VIP, perché poi conta il know-how, la nostra capacità di Certo. sapere quello che noi sappiamo. E posso dirti che io scherzo sempre con questi grandi di Hollywood che mi hanno fregiato non solo della loro amicizia, ma anche di essere la mia clientela come pittore, di poter dire che di me vedono il retro della testa quando dipingo, perché sono interessati alla mia arte. E molto spesso la vedono appesa nei muri delle varie gallerie che mi espongono, non sapendo che associato c'è il mio volto come pittore. Quindi mi incontrano volentieri perché mi domandano, anzi addirittura su Facebook, e lo dico perché lo usa anche il VIP Facebook, magari fingendosi un altro, giusto per sapere, Al Pacino non c'ha l'account come Al Pacino, però posso dire che ti si avvicinano e ti approcciano chiedendoti se sei veramente tu quello che dipinge. E quindi io normalmente mando indietro i video di me che sto in fase pittorica o Certo. preparatoria, e loro mi rispondono dicendomi incontriamoci domani per un caffè. Quindi ho avuto piacere, onore e ho più volte sorriso trovandomi a parlare di arte con Morgan Freeman, oppure a parlare di Batman con Jack Nicholson, che poi nell'89 fu il Joker del film, del capolavoro di Batman di Tim Sì. Burton. Il pittore, quando dipinge, quando rappresenta qualcosa, una persona X, eccetera, rappresenta anche se stesso. In qualche modo sì, nel senso che io non tendo sempre a chiedere ai miei clienti o a chi volesse farsi fare un ritratto di portarmi delle foto, ma poi non le uso quelle foto, le utilizzo come un riferimento e le cambio, le trasformo. Quindi, per esempio, in questi giorni sto preparando un lavoro per Andrea Bocelli e per la figlia Virginia, e ho preso un collage di immagini loro. Andrea non la conosco, ma la saluto. E avere avuto il grandissimo piacere di trasformarla quell'immagine, quindi di creare un inedito, perché Certo. come tutti i pittori, secondo me, che sanno quello che fanno o che hanno imparato a farlo, devi creare poi un inedito, altrimenti è più facile il click di una macchina fotografica di un esperto. Diversi festival, ho letto sempre. Un'esperienza che ti ha colpito in modo particolare inerente a questi?
Ah, dunque, moltissime. Intanto posso raccontare che questi grandi festival hanno questa parterre, questi red carpet che sono eccezionali, quindi si presentano i grandissimi attori con la Ferrari ultimo modello, con la Bentley, che so, oppure con la limousine. E quindi io mi trovo sempre in difficoltà perché avendoci una 500 malandata, molto spesso mi devo industriare ad essere differente o presentarmi in una maniera migliore. Quindi ho avuto il piacere e la possibilità di presentarmi con la Batmobile di Batman. Quindi l'evento assoluto è stato che, essendo arrivato al red carpet con questa Batmobile del 1989, come autista avevo Batman, quindi nei panni del Cavaliere Cavolo. Oscuro, naturalmente non l'attore che l'ha fatto, ma un amico carissimo. Uscendo dalla Batmobile, qualcuno ha detto subito: "Guarda quanto sei ingrassato, Robin", perché hanno visto me nelle mie fattezze, ma in realtà è stato un modo per sfondare di nuovo una porta e poi trovarsi magari, ribadisco, a prendere il caffè con Al Pacino che mi diceva: "Sei un pazzo furioso perché ti sei presentato così". Come valuti l'idea della frase di Steve Jobs? Siate affamati, siate folli. Beh, allora, la valuto esattamente quello che descrive ogni creativo, perché anche lui lo era, sebbene non fosse un artista, lo è stato per tanti versi come Sicuramente. artigiano. Però posso dire una cosa, siate affamati è perché in America si dice thirsty in realtà, quindi assetati, ma va bene comunque. Siate affamati perché bisogna sempre cercare quell'opportunità nuova, mai arrendersi, mai buttarsi via per un errore, così, disperarsi per un no, perché ne arrivano tanti, soprattutto per invidia. Però, se poi questo essere affamati si appoggia all'essere folli, io penso che si possono ottenere dei risultati che definirei geniali. E quindi diciamo che io mi presento sempre come uno molto affamato. Parlando di festival cinema, che tipo di film preferisci come genere? Ma senza dubbio film che mi fanno sorridere o che mi fanno piangere, ed è molto difficile perché sono molto critico a livello personale, conoscendo proprio tutte le dietrologie del cinema e quindi cercando di comprendere e di capire quello che mi può interessare. Senza dubbio i famosi family movie hanno un ottimo impatto perché vengo poi dalle accademie Disney e vengo dalle collaborazioni con queste grandi compagnie. Però posso dire che ultimamente, lavorando io a un mio progetto che è un film indipendente, adoro i film indipendenti. Lo scorso anno agli Oscar nel 2014, Dallas Buyers Club, che era un film indipendente estremamente a buon mercato e girato con neanche un mese di lavorazione, ha spiazzato e ha strapazzato i grandi da centinaia di milioni di dollari, vincendo tre Oscar, quindi sicuramente prediligo quelli di qualità. Sono comunque anche interessanti film, ben fatti, su storie vere. Assolutamente, ecco perché i film biografici o autobiografici sono secondo Perché me, Francesco in qualche modo è. assolutamente, sono secondo me la fonte primaria del successo del cinema dopo più di 100 anni dalla creazione di questo veicolo che impressionava, no? Quando i Lumière avevano questo treno che arrivava in corsa verso la gente, quindi la gente scappava dal teatro. Però posso dire che poi penso che sia una necessità avere la biografia all'interno del cinema, perché è un modo per poter raccontare la storia. Sì, Avvenuta. senza dubbio, senza dubbio. Hai mai girato un film come attore? Ho partecipato come comparsa in due o tre situazioni, una delle quali mi facevano saltare la testa perché era un fantascientifico, quindi è stato molto simpatico vedere la risultanza Sono on piacevole. screen, no, la risultanza on screen degli effetti speciali. Però posso dire che tutte le volte che ho l'opportunità di vestire panni storici mi diverto. Ultimamente, lavorando ai nuovi Guerre Stellari come freelance, senza dubbio, quando ci sarà l'occasione, probabilmente nell'episodio 8, mi metterò un manto Jedi per essere in scena, senza dubbio. L'artista in qualche modo è nell'indole, Sì, senza dubbio, io penso che. indipendentemente da che sia un pittore o No, io un pittore. penso ce lo abbiano tutti, qualunque bambino nei primi 5 anni di vita prende un foglio di carta e dipinge e disegna. E ci sono dei risultati eccellenti a livello di astrattismo. Poi c'è quello che viene a coltivare questo suo
questo suo talento oppure questa sua propensione, perché all'inizio di questo si tratta, e che poi la trasforma in fattività. Io paragono l'artista ad un atleta, e quindi poi è necessaria la grande preparazione, certo, e la continua disciplina razionalmente per arrivare poi a grandi risultati, quindi incaponirsi a risolvere quella incapacità per poi arrivare a poter fare una cosa migliore. È affascinante anche il ruolo dell'artista, diciamo, anche compositore come Jack, che dopo una certa età matura, migliora. Assolutamente, perché l'artista lascia un segno e vuole che quel segno sia più indelebile possibile. Abbiamo perso i maestri, abbiamo perso i masterworks, ne abbiamo troppi, si abusa il termine artista per ogni dove, soprattutto in campo musicale, e posso dirti che il piacere più grande ed assoluto è poter passare pomeriggi interi a dipingere concept design per il film di Francesco con Jack, che compone il Cantico delle Creature, oppure che suona ed immagina dai miei dipinti. C'è un disegno che io ho fatto con questa Chiara che ha una sciarpa rossa al vento, e Jack ci ha composto quasi una canzone intera, quindi vedere come io posso raccontare qualcosa ad un altro artista per dargli un'ispirazione a creare un nuovo veicolo di comunicazione. Allora, siamo giunti al fine di questa puntata, perché abbiamo registrato quasi mezz'ora. Io vi ringrazio tantissimo. Io sono onorato e sono lusingato. Spero che sia stato bene. Sì, voglio dire a tutti quanti che stiamo preparando uno spettacolo magnifico il 9 ottobre, a cui naturalmente sei invitato, quindi contaci, perché sarai nel nostro parterre. E stanno nascendo tantissime cose meravigliose, tra cui un musical su San Francesco che è una novità assoluta, che si chiamerà Il Giullare di Dio, e devo dirvi che è un piacere portare questa bandiera della spiritualità umbra, della bellezza della nostra terra, e raccontarla un po' nel mondo anche a chi fino ad oggi in Umbria c'è soltanto passato per arrivare da Roma a Firenze. Quindi posso dire grazie al Pourparler, e sicuramente ci saranno più di un'occasione anche da venirti a fare da traduttore per questi personaggi che verranno qui in Italia. Sì, assolutamente, e ti prometto che se ci saranno delle possibilità, delle opportunità, porteremo sicuramente questi grandi personaggi a conoscere Giacomo e il suo salotto fantastico, quindi grazie. Allora, ricordo a tutti il mio canale YouTube, che è youtube.com/pourparler. Seguite Daniele, guardate film interessanti, ascoltate Jack, che salutiamo. Sì, posso lasciare un motto finale? Dunque, Francesco diceva: è nel dare che riceverete. Noi abbiamo parafrasato questa cosa dicendo che ogni peccatore ha un futuro, ogni santo ha un passato. Quindi noi artisti siamo peccatori, noi Dante ci metteva spesso all'inferno. Quindi posso dire a tutti buona giornata, e fate qualcosa, cercate di essere come Francesco, be like Francis. Buona vita a tutti, ciao!